Dal Vangelo di Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Sorelle e fratelli carissimi, tanti auguri! È il 1° gennaio, inizio dell'anno civile. È la 56esima giornata della pace, alla quale Papa Francesco ha dato come titolo «Nessuno si salva da solo», insistendo moltissimo sull'avverbio «insieme». Ed è anche la festa della Madonna, Madre di Dio. Questo è il motivo per cui la buona novella vi raggiunge dal santuario dedicato a Maria Santissima, Madre di Dio, nella cittadina di Santa Maria in Baro. Vorrei farvi gli auguri per un 2023 sereno, ricco di soddisfazioni, di gioia, di pace, attraverso 3 punti. Un primo punto, lo stile di Maria. Il secondo punto, la strada dei pastori. Il terzo punto, la benedizione di Dio, che sono poi i suoi auguri per ciascuno di noi. È Maria al centro della liturgia di questa giornata, carissimi fratelli e carissime sorelle, anche se di lei si parla pochissimo e si parla molto di Dio e di Gesù nelle letture, ma la vita di Maria è piena di Dio, la vita di Maria è piena di Cristo, che lei ha appena generato dopo averlo portato nel grembo. Quindi parlare di Dio e parlare di Cristo è parlare anche di Maria. Qual è lo stile che lei ci insegna? Lei questa domenica ci insegna a guardare la realtà, il mistero del Natale e l'intera vita della creazione e delle creature dalla sua prospettiva. È come se avesse una telecamera dedicata a lei. Maria oggi vuole farci vedere le cose così come le ha viste lei, vuole farci penetrare le cose come lei le ha penetrate e quindi ci invita a non essere superficiali, ma andare al cuore delle cose, a trovare quel filo che, come il filo che tiene le perle di una collana, tiene insieme tutta la rivelazione del Signore, tutta la realtà umana, quel filo al quale specialmente le donne che ci ascoltano e ci vedono stendono i loro panni ad asciugare, che non si terrebbero senza questo filo teso. Maria Santissima custodisce tutto nel suo cuore, ha il dono della custodia. Maria custodisce perché ciò che ha nel cuore è fondamentale. Maria riflette su ciò che custodisce, cercando di capire man mano la complessità e la totalità del mistero che ci viene rivelato. Lei, come dice il verbo greco utilizzato dall'Evangelista Luca, tiene insieme i pezzi e li compone un po' per volta. Così dobbiamo fare anche noi. Dobbiamo avere un archivio di grazia nel nostro cuore, dal quale estraiamo come un tesoro le cose preziose che il Signore vi ha depositato. E in questo modo possiamo avere una comprensione migliore del passato. Ma Maria ci insegna ad avere una migliore comprensione del presente e ad aprirci al futuro. Come lei, anche noi
disposti a comprendere il progetto di Dio, come lei, anche noi, capaci di custodire, capaci di verificare, capaci di mettere insieme tutto ciò che il Signore fa per ciascuno di noi e per l'umanità intera. Questo figlio di Dio, nato da donna, cioè nato da lei attraverso il suo sì, davvero è il tesoro del mondo, è il centro di gravità permanente, è il gancio in mezzo al cielo a quale dobbiamo appendere la nostra vita, intorno al quale dobbiamo far girare tutta la nostra esistenza. E poi c'è la strada dei pastori. I pastori al tempo di Gesù erano un po' come i cafoni di cui ci parla Ignazio Silone nel suo libro Fontamara. Non contavano assolutamente nulla. Erano tirati non solo ai margini, ma fuori della società. Venivano dopo il nulla, dopo il nulla, dopo il nulla, dopo i cani delle guardie del principe, dopo le guardie del principe, dopo i figli del principe, il principe stesso e dopo Dio. Non potevano testimoniare in tribunale, così come non potrebbero testimoniare in tribunale le donne a cui Gesù affida il messaggio della risurrezione. Eppure è a loro che il Signore affida il primo annuncio del racconto del mistero del Natale. È loro che ci insegnano, sono loro che ci insegnano la strada da percorrere, la strada della ricerca di Gesù. Quante volte oggi noi ne facciamo a meno di ricercare Gesù? I pastori ci invitano a rimetterci in cerca, a camminare senza indugio, senza metterci troppo tempo, andando in fretta alla ricerca del Signore Gesù. E una volta trovatolo, noi poi siamo chiamati ad annunciarlo e testimoniarlo a tutti, lodando Dio e ringraziandolo per tutto ciò che i nostri occhi hanno visto, tutto ciò che le nostre orecchie hanno sentito. Loro, i pastori, hanno indicato il vero buon pastore, il pastore bello. Loro, i pastori, sono stati chiamati ad essere profeti per un giorno, quasi come in una famosa trasmissione ci sono coloro che fanno i ballerini per una notte. Io e voi, fratelli e sorelle, siamo chiamati ad essere profeti ogni giorno, non per un solo giorno. In forza del battesimo, noi dobbiamo annunciare e testimoniare con le nostre parole e la nostra vita l'incontro che abbiamo realizzato con Gesù. Un incontro che non è fatto semplicemente di dogmi che vengono affidati al nostro cervello, né di divieti che dobbiamo osservare, ma è fatto proprio di incontro, della relazione profonda con il Signore Gesù che Maria e Giuseppe ci presentano. E ci presentano il Signore Gesù, come si dice oggi, spoilerando il finale della storia, con il suo stesso nome, Gesù, che significa Dio salva, noi veniamo immediatamente a sapere che la nostra storia, la storia del mondo e dell'umanità, è una storia che finisce bene, è una storia di salvezza, è una storia d'amore, è una storia di vita. Perché è una storia di benedizione, ed ecco il terzo punto che volevo condividere con voi. Gli auguri che ci scambiamo sono poca cosa rispetto agli auguri che ci fa il Signore attraverso la benedizione che abbiamo ascoltato nella prima lettura. È fondamentale nella Bibbia la benedizione. Pensate che per ben 617 volte viene utilizzato il termine benedizione e il verbo benedire. E al concetto di benedizione, al verbo benedire, è legata la pienezza della vita. Quando Dio crea le cose, gli esseri viventi, l'uomo, li benedice, donando loro fecondità, donando loro la capacità di
crescere, di espandersi, di raggiungere la pienezza. E le benedizioni che il popolo degli ebrei conoscevano erano di tre tipi: quella che ci possiamo fare reciprocamente fra gli uomini e le donne che vivono sulla terra. In modo particolare, gli ebrei conoscevano la benedizione dei padri verso i figli. Abramo benedice Isacco, Isacco benedice Giacobbe ed Esaù, Giacobbe benedice i suoi 12 figli, dai quali verranno fuori le 12 tribù di Israele. E così, di generazione in generazione, un padre benedice un figlio, un fratello benedice un fratello, una sorella benedice una sorella. Benedire significa augurare vita, augurare pienezza di vita, augurare una vita sensata, ricca di significato, significato che è nella pace, significato che è nell'amore, significato che è nella giustizia, nella misericordia, nella tenerezza di Dio. Poi ci sono le benedizioni che l'uomo fa nei confronti di Dio, suo creatore e salvatore. Anche nella nostra celebrazione eucaristica, nel momento dell'offertorio, ci sono queste benedizioni. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, abbiamo ricevuto questo vino. Noi te lo offriamo. Esso è un tuo dono ed è frutto del nostro lavoro. Accoglilo e trasformalo nel corpo di Cristo, nel sangue di Gesù. Dire benedetto a Dio significa riconoscere che noi non siamo i padroni delle cose, che tutto ci viene dato come dono da Dio, anche se noi dobbiamo contribuire con il nostro lavoro. E se non siamo i padroni, tutte le volte che pensiamo di essere padroni della nostra vita, della vita degli altri, della creazione e di tutto ciò che ci circonda, noi stiamo facendo appropriazione indebita. Noi dobbiamo ridare a Dio quello che è di Dio e accogliere come dono tutto ciò che il Signore ci offre. E infine c'è la benedizione che Dio fa nei nostri confronti, nei confronti di ogni uomo e nei confronti della intera umanità. Questa benedizione, di cui abbiamo ascoltato il testo nella prima lettura, poteva essere fatta solo dai sacerdoti. Ed è bellissimo perché questa benedizione ci richiama il volto di Dio, che è luminoso su di noi, che è attraente per ciascuno di noi, che si manifesta attraverso il suo sorriso. Stiamo appena uscendo dal tempo della pandemia e si vedono sempre meno mascherine in giro. La mascherina ha tenuto nascosto il nostro volto per tanto tempo. Poter rivedere nella pienezza il volto dei nostri amici, dei nostri cari, di ogni persona è davvero un regalo, è davvero una cosa bellissima. Dio, attraverso la sua benedizione, ci manifesta il suo volto. E Dio dice a Mosè e ad Aronne: benedirete così, quasi a dire che quella formula va ripetuta così come egli ce l'ha consegnata. È una formula in tre frasi, che in ebraico è composta la prima da tre parole, la seconda da cinque parole, la terza da sette parole, per un totale di 15. Nella prima parte della frase ci viene espressa la perfezione che viene da Dio, simboleggiata appunto dal numero 3. Nella seconda parte della benedizione ci viene simboleggiato il popolo di Israele, rappresentante dell'intera umanità e quindi anche di ciascuno di noi a cui la benedizione viene rivolta, perché il numero 5 era il numero che indicava il popolo di Israele. E nella terza parte, con il numero 7, ci viene presentata la pienezza, la totalità della benedizione, totalità di amore, totalità di vita.
E il Signore ci dice: benedite, non maledite, benedite anche coloro che vi maledicono, cioè augurate la pienezza della vita e la pienezza di tutti i doni che vengono da Dio a chiunque. Questo è il nostro compito per il 2023. Diceva una famosa canzone di qualche tempo fa: l'anno che sta arrivando, fra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Sia questa la novità per me e per voi, fratelli e sorelle. Durante quest'anno diventiamo capaci di benedire come il Signore ci ha benedetto, di augurare pienezza di vita, salute, custodia, pace, serenità, misericordia per ciascuno. E forse in questo modo daremo una svolta al mondo intero, daremo una svolta all'umanità intera. E chissà se dopo aver fatto il tempo, i conti con le bilance, essendoci tutti quanti concesso qualche piccolo strappo durante queste feste, non riusciamo a fare i conti anche con i bilanci della nostra vita, mettendo a fuoco ciò che effettivamente dobbiamo fare perché il mondo diventi sempre più bello, così come il Signore lo ha immaginato, pieno di senso e di significato, ricco di benedizioni per tutti. E la pace che viene dal Signore, simbolo di ogni dono che viene da Dio, sia con tutti voi. Auguri ancora.